Che cosa fareste se scopriste che tutta la vostra intera esistenza è stata una bugia? Oggi parleremo del caso di questo ragazzo che il giorno in cui è andato a fare la domanda per il college ha scoperto un terribile segreto legato alla sua famiglia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Andiamo ad investigare la storia di questo ragazzo, il quale ha risolto un intero caso, il caso appunto di questo ragazzo che è stato trovato 13 anni dopo. Il tutto è iniziato, come vi dicevo, quando JJ, che frequentava l'ultimo anno di superiori a Cleveland, ha iniziato a fare domanda per il college nel 2015. Continuava a notare che la sua domanda per iscriversi alle varie università veniva sempre rispedita indietro e per questo motivo ha chiesto aiuto a degli esperti. E quello che è emerso è che il problema era il fatto che il nome di JJ non era un match con il suo security number. Come potrete immaginare, questa era una cosa alquanto insolita e strana, ma sicuramente JJ non si sarebbe mai aspettato di quale fosse la verità. Infatti, nel mentre hanno cercato di riuscire ad identificare a chi corrispondesse quel numero identitario, hanno identificato il poster di questa persona scomparsa, risalente al 2012. In queste immagini c'era questo ragazzo di nome JJ, il quale sembrava somigliare in modo del tutto sospetto al volto di JJ 13 anni più tardi. Questo ragazzino era stato dichiarato scomparso da ben 13 anni e il suo nome era Julian Hernando. Ma la cosa forse più strana era che questi dettagli, tutti quelli che erano stati riscontrati sul profilo di questo bambino, sembravano corrispondere in modo perfetto a quelle del JJ, ora 18enne. Come potete immaginare, questo ha sollevato una serie di sospetti e il counselor e anche JJ hanno cercato di investigare perché volevano venire a capo di tutta questa strana faccenda, ma mai si sarebbero immaginati di riuscire a risalire a questo terribile segreto. Infatti quel ragazzo JJ altri non era che quel bambino di 5 anni che era stato scomparso da 13 anni, appunto Julian Hernandez. Il ragazzo era nato il 31 di marzo del 1997 in Alabama. Era un ragazzino come tanti, sempre solare, sorridente, che amava giocare alla aria aperta e anche mangiare a Chuck E. Cheese. Non conosciamo il nome della madre, ma tutto quello che ci ha dato sapere è che aveva 19 anni e era a suo tempo una studentessa universitaria. Il padre si chiamava Bobby Hernandez. Questo uomo era qualche anno più vecchio rispetto a Giulia, la madre, che era questo uomo sui 30 anni, il quale viveva nello stesso complesso della madre, appunto, di Giulia. I due avevano una relazione, tuttavia si sono lasciati dopo non molto. Il 28 agosto del 2002, quando Giulia aveva appena 5 anni, la sua mamma era uscita e nel mentre aveva lasciato il padre a fare da babysitter a questo bambino. Tuttavia, quello che ha fatto molto probabilmente vi sorprenderà. Infatti questo padre ha preso alcuni vestiti e giochi del piccolo Julian, si è recato poi a un ATM e ha prelevato tutti i suoi averi. Ha preso poi Julian e è svanito per sempre, almeno in tutti questi 13 anni. La madre era assolutamente pietrificata dal fatto che non potesse più sapere che fine avesse fatto il suo povero figlio. Tuttavia, nella casa ha trovato una nota del padre, il quale disse: lei, ho preso Julian, è con me. La madre si è subito recata alla polizia dicendo quello che era successo e del fatto che il suo figlio fosse completamente sparito. La polizia si è subito mobilitata e è andata a chiedere sul posto di lavoro del padre o comunque nei locali che lui frequentava se qualcuno l'avesse visto, se avesse visto il piccolo Julian o il padre, ma nessuno sembrava avere delle notizie utili. Sono stati distribuiti anche tantissimi volantini, appunto come quello che potrete vedere in queste immagini. Alcune voci dicevano che il padre era scappato con il figlio in Florida, tuttavia la polizia non è riuscita a scoprire nulla. Hanno cercato varie piste da voci che erano arrivate, ma nessuna sembrava ricondurre a questo JJ. Come potrete immaginare, la madre era completamente devastata, settimane, mesi, anni addirittura erano arrivati a passare e ormai era sicura che mai sarebbe riuscita a rivedere il proprio amato figlio. Nel mentre, invece, JJ stava vivendo in un altro stato
sempre dell'America, sotto il nome di JJ, e il padre aveva preso il nome di Jonathan Mangina. Come potete immaginare, questo ragazzo, quando era stato portato lontano, era solo un bambino, e quindi tutto quello che sapeva della madre era tutto quello che questo, chiamiamolo Jonathan, diceva lui. Quello che il padre le aveva detto a questo bambino era che la madre se n'era andata e li aveva abbandonati, e che adesso erano solo lui e il padre. Molto probabilmente questo ragazzino era cresciuto odiando la propria madre per il fatto che forse credeva di essere stato ripudiato proprio da essa. Tuttavia, malgrado ciò, il ragazzino ha continuato a vivere la sua vita, una vita anche felice, assieme al padre, completamente all'ignaro di quello che questo uomo realmente stesse nascondendo lui. Aveva degli ottimi voti scolastici, praticava sport e era pronto per andare al college. Tuttavia, immaginatevi lo shock che questo ragazzo era andato incontro quando si era ritrovato la propria foto tra le persone scomparse. E immaginatevi l'orrore quando ha scoperto che tutta la sua esistenza, dai 5 anni in poi, è stata di fatto una bugia raccontata da suo padre, proprio colui che JJ amava di più. Il 26 settembre del 2002 il tutto è esploso sui media e una persona che è rimasta anonima, ma molti credono che sia Julian, ha scritto questo su Reddit: quando avevo dai 3 ai 5 anni mio padre mi ha preso con lui contro il volere comunque della corte, infatti la custodia non era stata data a lui ma alla madre. Mi ha portato lontano dalla mia mamma senza nemmeno dirmi nulla. Ha cambiato il mio nome e il suo. Ho vissuto la mia intera vita fino ad alcuni giorni fa ignorando tutti questi fatti. Inoltre ha aggiunto che benché il suo padre le avesse fatto tutto questo, lui lo amava ancora. Il suo principale dubbio, comunque paura, era che non sapesse in che modo potesse sistemare i suoi risultati accademici, perché di fatto lui aveva utilizzato un nome falso, quindi c'era anche la possibilità che questi suoi voti scolastici o comunque diplomi non appartenessero a lui, o comunque doveva in qualche modo sistemare questa situazione e anche il suo security number per poter comunque far domanda per borse di studio ed entrare in un college, che era proprio quello che lui voleva. E inoltre voleva anche tenere il suo padre lontano da possibili problemi legali, eccetera eccetera, perché comunque voi immaginatevi, lui ha scoperto questo mentre faceva domanda per il college, però non è che ha avuto una lite con il padre o che vivesse male con questo padre. Quindi è vero che il padre gli ha mentito, ha fatto una cosa orribile portarlo lontano dalla sua madre, ma forse aveva delle ragioni, non lo so. Cioè, immaginatevi comunque questo JJ a cosa stava andando incontro. Io non mi sento di poter dire che sia giusto o sbagliato la reazione di JJ, perché è comunque una reazione del tutto normale considerando le circostanze. JJ aggiunge anche: mio padre ha fatto di tutto per rimediare ai suoi errori e ha detto chiaramente che è dispiaciuto e che vive con questo rimorso. Mi ha cresciuto bene e probabilmente non avrei mai fatto così bene a scuola se non mi avesse messo tutta questa pressione. Quindi lui in qualche modo, vedete da questi messaggi, ringraziava il proprio padre. Quando a questo JJ hanno chiesto se si ricordasse qualcosa della madre, lui ha detto che non aveva grandi ricordi perché era ancora molto giovane. Infatti lui scrive: tutto quello che ricordo della mia madre era che era molto giovane, probabilmente aveva poco più di 20 anni. E tra l'altro lui ha aggiunto che riguardo i genitori, che avevano questo accordo che se un giorno dovessero lasciarsi, JJ sarebbe andato a vivere con il padre. Tuttavia, quando poi realmente si sono lasciati, il giudice ha ordinato che JJ rimanesse con la madre, e quindi forse per questo motivo il padre ha scelto contro la legge di prendere questo JJ e scappare con lui. Questo post che vi ho letto appunto da Reddit è stato eliminato e non c'è più modo per poter scoprire se fosse stato realmente scritto da questo JJ. Tuttavia, tutti questi dettagli e cose che erano scritte, dal momento che sono state scritte giorni prima che questa storia esplodesse sui media, tutto fa pensare che realmente fosse stato scritto da questo ragazzino. Il padre è stato subito comunque arrestato e processato per aver rapito questo bambino e aver anche manipolato, diciamo, ID eccetera eccetera, che comunque è illegale ovviamente. La madre non poteva assolutamente credere che finalmente suo figlio era stato ritrovato, anche perché immaginatevi che in tutti questi anni
anni le erano state dette che il suo bambino era stato trovato in più occasioni e quindi aveva paura a ricominciare a sperare dopo tutti questi anni. In ogni caso, quando finalmente ha scoperto che realmente questo ragazzino era proprio il suo Julian, ha detto queste parole: la nostra famiglia era piena di gioia questa settimana quando abbiamo scoperto che finalmente Julian era stato ritrovato e abbiamo saputo che era sano e salvo. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno pregato per noi e che ci hanno dato supporto fin da quando Julian è sparito. Parlando adesso del processo, Bobby era stato descritto come un uomo comunque tranquillo. Durante il processo Bobby si era espresso in modo calmo e tranquillo, tuttavia, come potete immaginare, l'avvocato della madre si era mostrato molto aggressivo, perché comunque voi immaginatevi che questo uomo aveva fatto credere al proprio bambino che la madre lo avesse abbandonato e lo ha privato di 13 anni di possibile relazione con la propria madre, cioè capite, ha rotto un legame che sarebbe potuto nascere, crescere, maturare e adesso invece lo devono recuperare dopo tutti questi anni. Quello che ha fatto è estremamente grave. La madre era presente durante tutto il processo, tuttavia ha chiesto che non fossero fatte foto a lei e che non fosse ripresa. Il suo avvocato tuttavia ha letto un suo statement e in questo statement, come potete vedere, l'avvocato ha raccontato tutto il percorso a cui è andata incontro una madre. Immaginatevi una madre che perde il proprio figlio, ha detto che è entrata in depressione per giorni, anzi settimane, non riusciva quasi a mangiare e veramente è riuscita ad andare avanti solamente per la speranza di poter un giorno riabbracciare il proprio figlio, perché stava veramente in uno stato terribile. A un certo punto aveva anche provato a togliersi la vita e questa è una cosa veramente che mi spezza il cuore, uno di quei situazioni che nessun genitore dovrebbe mai vivere, veramente tristezza solo a pensarci. Ad ogni modo, tornando a questo caso, anche la nonna di questo Julian, la madre della madre, si è espressa, perché voi immaginatevi comunque anche questa nonna che per 13 anni non ha potuto rivedere il suo nipote, ha descritto il padre di Julian come un vero e proprio manipolatore e anche vendicativo, e secondo questa nonna il fatto che questo bambino sia stato rapito era solamente per fare un dispetto alla madre e quindi questa persona, appunto questo Bobby, non era in alcun modo una brava persona e per questo doveva essere punita. E secondo la madre, ma soprattutto anche la nonna, la pena che questo uomo sarebbe dovuto andare incontro sarebbe dovuta essere pari a quella che hanno vissuto la madre e questa nonna, comunque anche tutti i familiari attorno, quindi 13 anni. Tuttavia la cosa pazzesca è che quando, pazzesca ma fino a un certo punto comunque, che quando JJ è stato chiamato per parlare in tribunale ha chiesto che suo padre non fosse mandato in prigione e ha anche detto che era un bravo papà e questo bambino ha detto che lo ha perdonato per quello che ha fatto. Lui dice che è vero che ha fatto tanti errori in passato, però ha anche fatto delle cose molto buone per lui e quindi lui voleva che fosse perdonato e che non entrasse in grossi problemi legali, non voleva assolutamente in alcun modo che fosse mandato in prigione. E secondo questo JJ, se suo padre fosse stato mandato in prigione avrebbe sofferto il doppio, perché non ha potuto vedere questa madre per 13 anni e questo pensiero lo rendeva triste, ma il fatto di non poter vedere suo padre magari per un altro lasso di tempo comunque gli faceva tristezza. Finalmente questo bambino poteva avere, bambino insomma ragazzo, poteva avere entrambi i genitori e questo era quello che voleva. Inoltre il giudice gli ha chiesto che cosa pensasse di sua madre e insomma che cosa gli avesse detto il padre di sua madre, e quello che questo ragazzino ha detto è stato: io ho un padre e era tutto quello che mi bastava. Voi potete immaginare magari che cosa ha pensato la madre a sentire queste parole. Molto probabilmente questo JJ l'ha soltanto detto per far sì che magari la penitenza del padre non fosse troppo severa. In ogni caso, immaginatevi che lì c'era anche la madre. Quando Bobby ha avuto l'opportunità di parlare è scoppiato in lacrime, si è scusato sia con Julian sia con la madre e per tutto quello che ha fatto passare a, appunto alla madre di JJ e alla sua nonna. Normalmente per questa tipologia di crimini la sentenza sarebbe di 54 anni in prigione. Tuttavia
Tuttavia, il giudice ha scelto solamente di dare 4 anni di prigione a questo Bobby e altri 5 di libertà vigilata, diciamo. Tuttavia, prima di dare questa sentenza, il giudice ha anche detto che questo crimine altro non è che il peggior incubo che una madre, una qualsiasi madre, possa mai vivere. Bobby ha cercato di uscire di galera nel 2017, quindi di vedersi accorciata questa pena dopo solo un anno di carcere. Tuttavia non sono riuscito a reperire informazioni su se o quando sia riuscito a uscire di galera. Comunque, vabbè, adesso è il 2022, quindi molto probabilmente adesso è sicuramente in libertà. Julian si è riunito con la sua madre, tuttavia non ci sono anche qui dettagli su come stia andando la loro convivenza. In ogni caso posso solo immaginare che non sia stata una cosa facile. Io spero soltanto che questo JJ non abbia incolpato la madre per il fatto che il padre sia stato mandato in galera. Però non si può capire perché veramente è una situazione così complicata. Tutto quello che ha passato questo ragazzino era completamente innaturale e quindi anche la sua reazione ci sta che non sia magari del tutto la più lucida o quella che magari ci si potrebbe aspettare in una situazione del genere, perché è una situazione talmente paradossale che è difficile ragionare in modo chiaro e sensato da certi punti di vista. Ragazzi, questo era il caso di oggi. Sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi qui nei commenti. Io credo davvero che è veramente difficile riuscire a capire che cosa passasse nella mente di questo Bobby quando ha scelto di fare queste cose, però io penso che le sue azioni siano state estremamente gravi e si è del tutto meritato questa pena. Lui se l'è meritata, però non so dal punto di vista di JJ, penso che deve fare un grosso lavoro con gli psicologi per riuscire a capire dove ti trovi, perché io non riesco nemmeno a immaginare che cosa sia andato incontro, che cosa sta andando incontro magari tuttora. Quella che sicuramente ha sofferto di più di tutte, al di là della nonna, sarà sicuramente la madre, la quale non potrà mai più riavere indietro questi 13 anni che ha perso, non ha potuto vedere il suo bambino crescere e ha vissuta per tutto questo tempo nel dolore, nella tristezza di aver perso il proprio ragazzino. Quindi io veramente mi dispiace per tutta questa storia e spero che questo caso possa servire per evitare che magari altri uomini o altre donne, magari, non si sa mai, si comportino in questo modo, perché privare una madre o un padre di un possibile rapporto con il proprio figlio è una cosa veramente schifosa. Io ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba.